Amici trader, buon pomeriggio a tutti. Sono Stefano Vessicchio per il consueto aggiornamento ciclico. Prima di cominciare vi ricordo che per le mie analisi uso il software Cycle Navigator di Eugenio Sartorelli. Chiunque lo vuole testare, basta che va sul sito di tradingnavigator.it, si iscrive e gli verrà abilitata una demo di 30 giorni. Questo è il mio blog dove potete trovare le mie analisi, ci sono alcuni link. Questa è la pagina di Fausto Maraldi, trader scalper che offre un servizio a pagamento. Bene, allora veniamo a noi, veniamo alle nostre analisi. Allora, io oggi parto con il DAX perché il DAX a livello tecnico ha fatto una figura, secondo me, alquanto evidente. Ha fatto un test, cioè ha fatto, potrebbe trattarsi di un test a spalla ribassista. Io ritengo che ci possa stare, anche perché qui, come potete vedere, ha fatto una figura rialzista, anche se ha fatto il corpo rosso. Poi ha staccato con questa candela rialzo, però, come potete vedere, il trend non ce l'ha fatta, tant'è vero che ha chiuso sotto il minimo di giovedì, vedete? Allora, il discorso è questo: se qui continuerà il trend rialzista, io devo veder violato almeno questo massimo a 13.000, a 13.090, almeno questo massimo deve essere violato, altrimenti secondo me, se rompe questa zona di prezzo qua, 12.930, è probabile che vi sia la conclusione, cioè che l'attuale ciclo intermedio ancora non è finito. Per cui prendendo, vedete, questa è la spalla sinistra, questa è la destra, questa è probabile formazione, cioè questa è la testa, questa è probabile formazione della spalla destra. Così io mi vedo violato questo livello qua, facciamo numero tondo 12.009, allora probabilmente il ciclo intermedio ancora deve essere portato a conclusione. E come potete vedere, tracciando una trend line di medio periodo, ci sarebbe. Qua il target me lo dà più basso, non so se possa arrivarci. Però almeno ecco, zona, anche se arriva a 12.550, area 12.550 a testare questa zona e poi riparte a rialzo, secondo me non andrebbe, fino a qui non andrebbe ad intaccare la struttura ciclica rialzista. Io ecco, suppongo che per fine dicembre faccia un ulteriore massimo e poi dovrebbe esserci un reverse, perché poi deve chiudere un ciclo a 2 anni. Allora andiamo a vedere su Cycle Navigator. Allora, questo qua è il ciclo a 4 anni. Come potete vedere, questa sarebbe spalla sinistra. Aspettate che ve lo ingrandisco, vedete? Spalla sinistra, testa. Se qui fa una spalla destra e va a toccare questa trend line e poi riparte, come vedete non si va a intaccare niente, vedete? E poi riparte, potrebbe fare un terzo massimo, come avevamo visto pure sull'Eurostoxx, dopo andiamo a vedere, potrebbe fare un terzo massimo per fine anno e poi avere un'inversione. Io quello che sottolineo è che queste sono probabilità, cioè non è che è una certezza, non è che perché ogni tanto qualcuno mi scrive e dice: ma tu avevi detto adesso faceva una barra di inversione, qua invece non l'ha fatta. Cioè, non è che io sono un mago, cioè io faccio delle ipotesi che si potrebbero verificare come non verificare, ma qua nulla vieta che qua questo continui il rialzo senza fare nessun ritracciamento, testa, o come può essere che comincia ad andare a ribasso, qua può essere tutto. Sommando più analisi, diciamo che le probabilità sono a favore di adesso di una
continuazione di questa chiusura dell'intermedio, ulteriore massimo e poi dopo probabile inversione. Sul DAX questo test a spalle è molto evidente, cosa invece che sull'Eurostoxx, ecco vedete questo qua è il DAX, sull'Eurostoxx invece non è così chiaro. Non è così d'impatto. Eccolo qua, vedete sull'Eurostoxx è tutto storto. Cioè io nemmeno lo considero testa a spalle, qua non entrerei. Invece sul DAX, allora questi sono i miei studi. Bello della diretta, eccolo qua. Invece sul DAX è molto chiaro, vedete? Spalla sinistra, testa, anche se è un po' bassa, però testa e spalla destra. Per cui non ci resta che attendere. Io in questo momento, anche con le opzioni, non prendo posizioni nel medio periodo. Adesso io aspetto o che va giù, aspetto che va giù, oppure che mi rompa questi massimi. Allora, questo è l'Eurostoxx. Come potete vedere, l'Eurostoxx non ha fatto un test e spalle, è andato praticamente giù. Io qua mi aspetto un tiro massimo come avevo detto la volta scorsa e poi inversione. Ecco, andiamo ad ingrandire. Vedete? Eccolo qua. Vedete, qua è andato giù, per cui ecco mi aspetto questo qua lo togliamo. Ok. Quindi io mi posso aspettare anche un test di questa trend rialzo di medio periodo. Se invece questo invece potrebbe proprio addirittura andare giù, capito? Cioè, per me le probabilità sono più a favore, visto che dovrebbe fare il massimo entro fine dicembre, di un'ulteriore spinta rialzista per una nuova partenza di un ciclo intermedio. Ma tutto può essere che invece accada tutto il contrario. Comunque, come potete vedere, anche per l'Eurostoxx, escludendo la figura del test a spalle, potrebbe essere una configurazione uguale con triplo massimo. Allora, vediamo un attimino il Bund e poi andiamo a vedere gli indici americani. Come potete vedere, il Bund ha fatto un ciclo da 32 giorni che si è chiuso. Io ero entrato qui a rialzo, se vi ricordate, poi ho chiuso la posizione. E questo è un ciclo intermedio, è andato, fatto degli swing, è stato abbastanza swingato questo ciclo. E appunto ho tracciato queste due linee. Io mi aspetto adesso un ulteriore test di questa trend line sui massimi, per cui mi aspetto che il Bund salga, che potrebbe corrispondere anche alla discesa dei mercati azionari, perché a volte sono correlati. E poi ci potrebbe essere appunto la chiusura ciclica di questo mensile e quindi di tutto quanto l'intermedio. Questo è l'S&P 500, sempre ciclo a 4 anni. Come potete vedere, è sceso, ma in minor misura rispetto all'Europa. Per cui è probabile, qua è ancora più probabile, che vi possano essere ulteriori massimi per fine dicembre e poi il trend dovrebbe invertire. Questo è il Nasdaq, vabbè, sempre ciclo a 4 anni, vabbè, il Nasdaq non dico che va su in diretta, ma poco ci manca, eh. Per cui qua no, non intravedo nessun tipo, sul medio periodo, nessun tipo di figura, questo va su e basta. Poi se invertirà, insomma, valuteremo sul momento. Bene, concludiamo con l'euro-dollaro, come avevo detto le volte scorse, qua era in chiusura un ciclo annuale e come immaginavo ha invertito, ma in maniera molto laterale, perché comunque sull'euro-dollaro il trend è a rialzo. Per me, qualora verranno superati questi massimi in area 1.1865, si può considerare concluso il ciclo annuale. Si potrebbe essere concluso su questo minimo per un totale di 230 giorni, quindi un anno esclusi sabato e domenica sono circa 220 giorni, siamo a 230, quindi siamo lì. Per cui io qualora ecco abbia mi vedo superati questi massimi, magari ho le teste e poi
l'ulteriore partenza di Arso per me e Cirunnare a Terminalo, per cui si potrebbero anche assumere posizioni long. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che le mie analisi sono frutto dei miei studi, per cui chiunque le replica in denaro reale lo fa esclusivamente a suo rischio. Vi auguro un buon weekend e buon trading per la prossima settimana.